finito la terza media, mio padre dice: Savè, tu amani qua, la bolletta in collegio non la posso pagare più. E sono dovuto venire, voilà, è l'8 luglio, sono sceso dal treno a una stazioncina qui vicino e ho continuato qui, va bene, lo studio, e ho conseguito il diploma di contabile commerciale o ragioniere, se si vuole dire così in Italia, ecco. E ho trovato un posto abbastanza rilevante in una fabbrica qui vicino di siderurgia. Trovandomi a casa qui vicino, in un paese qui vicino, mio padre mi dice: Saverio, tu devi venire al circolo, perché c'era il circolo Aquila, e che vengo a fare? Voi siete tutti più anziani, giocate a carte, io... No, tu devi venire. Cosa vengo a fare? Ci ascolti. E dice: perché c'è uno che ti deve chiedere qualcosa. Ah, va bene. E mi dice: voilà, io ho ricevuto questo formulario dall'ufficio degli assegni familiari e non lo so completare. Se quei formulari in francese non arrivavano a Palermo, a Bari, Udine e compagnia in Italia, gli assegni familiari non arrivavano qui, perché c'erano molti, molti minatori, i minatori che stavano qui per lavorare, ma le mogli e i figli stavano ancora in Italia. Io vengo da Bitritto, provincia di Bari. Sono partito da Bitritto il giorno dopo della festa di San Rocco, il 16 agosto 57. E purtroppo quando siamo arrivati qua, dopo un giorno e mezzo di viaggio, quando ti trovi da solo così, nelle cantine, vi era soltanto una cuciniera per 10 persone. Deve aspettare il tuo turno. È stata molto dura. Ho fatto 6 anni di miniera, con il permesso B, obbligatoriamente 5 anni dovevi passarli in miniera. Dopo 5 anni ottenevi quello A, allora lì soltanto avevi il permesso di potevi accedere a altre funzioni. Funzioni come la siderurgia e altri posti, insomma, e così via. E lì poi dopo, quando ho avuto permesso A, sono andato a lavorare così qui, nella stessa fabbrica dove lavorava lui a Boel. Dopo dei 22 anni là sono andato a lavorare così a Bruxelles, nei palazzi della Comunità Europea come guardia giurata, guardia recepcionista qua. Ma voi siete sia italiani che belgi o non avete mai richiesto la cittadinanza belga? Ah, io no. Alcuni, io sono italiano, resto Beh. Italiano. Cosa è per voi il Belgio? Cos'è? Tutto. Voilà. Tutto. Tutto, perché prima di tutto il Belgio mi ha permesso di continuare a andare a scuola, a studiare, ottenere un diploma che avevo iniziato in Italia, ma l'ho conseguito qui. Assieme alla moglie abbiamo costruito questa casa, l'abbiamo pagata e tutto con il lavoro di qua. In Italia non sarebbe stato possibile, ma in definitiva noi che siamo qui da tanti anni non abbiamo più nessun legame con l'Italia. Poi ci dimenticano pure quando abbiamo bisogno di qualcosa, amministrativamente parlando, è tutta una storia, e quindi ci allontaniamo sempre più dall'Italia. Tu ti senti abbandonato. Ti senti abbandonato completamente, e quindi le cose si dimenticano pure. Wow, ma chi lo sente quello? Oh, ecco. Ci credete ancora voi nella politica italiana? Beh, io nel cuore ci credo, però nei fatti no. E avete votato per queste elezioni, o voterete fino a... Ah sì, diciamo che... Io andrò a votare, sa. Ho già votato, perché le schede sono partite a Charleroi.
Però vedi, ce ne sono molti che mi hanno detto: ah, io non voto più. I giovani poi non ne parliamo, cioè, non ne parliamo affatto, perché quelli i miei figli non vogliono più le carte, capito? Arrivano, cip, li strappano, sì. Però non gli toccate l'Italia. tutti e due hanno la carta d'identità italiana e non parlate male dell'Italia, perché vi salterebbero addosso come dei grilli. Perché vuoi votare ancora per il Parlamento italiano? Il cuore amoroso. Il cuore. E basta. È sentimento. Perché c'è qualche cosa qui. Inevitabilmente ti senti comunque italiano. Non solo in pratica e non solo in presenza, ma anche un po' in apparenza. Si vede che sono italiana? Me ne posso dire una? E sono cambuasciano. Mi sono portato da giù un po' di terra dei terreni dei miei nonni, che verrà messo in un sacchetto per quando muoio. Voglio con me la mia terra, appunto.